Buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Leon sta di là, siamo appena tornati, ma proprio adesso, 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 infatti subito sto facendo questo video e subito è andato nella sua stanza a prendersi il telefono. E vabbè, papi sta fuori perché abbiamo trovato il casino, come sempre, che hanno fatto i cani e quindi sta pulendo. Sento già l'odore della candeggina. E va bene, noi perché? Vabbè, lo leggete già, avete già letto dal titolo del video. Siamo stati a MD perché ho visto nel volantino che oggi, no, oggi in realtà ho visto stamattina, però credo che sia tutta la settimana. Cioè, diciamo, il periodo del volantino, che non mi ricordo da quando è, queste offerte di MD davano la borsa. Vabbè, ve la faccio vedere per ultima: la borsa frigo, esattamente come questo, però fine settimana. La differenza è di Eurospin, che dà lo stesso una borsa a frigo, però in omaggio. Ma soltanto per il fine settimana. Eurospin fa soltanto venerdì e sabato. Invece questo è tutto il periodo del volantino. Infatti si prendevano da poco prima della cassa, c'erano i cesti dove comunque si poteva scegliere la borsa. Spero che sia la stessa cosa per l'Eurospin, ma non credo proprio. Gli omaggi te li danno loro. Vabbè, io ho fatto la spesa online di Eurospin. Diceva Sara, ti serve la borsa? No. A me non servono le borse frigo, anche perché a mare ci andiamo pochissimo e tra l'altro la compreremo anche un'altra borsa, a parte queste due, una adesso che ho preso di MD e quella che prenderò sabato di Eurospin, ma le prendo per farvele vedere a voi, le prendo per tenervele in macchina che quando compro qualcosa di congelato le metto là dentro. Invece la comprerò, dicevo, perché siccome dobbiamo andare a Gardaland e quindi ho pensato ma anche se andiamo, è più comoda anziché la borsa a frigo, lo zainetto. Siccome ce l'avevamo l'anno scorso ma si è rotto e quindi lo voglio ricomprare. Tra l'altro lo sto vedendo in giro, sto vedendo un po' quelli che conviene un po' di più. L'ho visto al Conad, mi sa, l'ho visto a Epicasa. Devo vedere quello un po' anche più carino, è più pratico, anche leggero e tutto. Va bene, allora, bando alle ciance e ciancio alle bande, vi faccio vedere che cosa abbiamo comprato. Questa c'era, credo, la settimana, non lo so se... vabbè, questa ve la faccio vedere dopo, la metto qua. C'erano parecchie cose della linea proteica, tipo i protein, quelle cose là, che a me piacciono molto, le prendo anche un po' da Eurospin. Quindi ho preso, diciamo, una spesa varia, però anche quella. Innanzitutto questa. Egg protein mousse al cioccolato. Chissà se è uguale a quella di Eurospin. Credo di sì. Non lo so, devo vedere le calorie. Sempre 170 grammi. Sì, dovrebbe essere lo stesso. Non riesco a vedere per la luce. No, perché sono ciecata. Quante calorie contiene? Leon, vieni qua un attimo. Però sempre la questione che io faccio a metà. Porta Che il telefono, amore, devo accendere solo con la torcia di Leon. Riesco a... Dov'è? Aspetta, amore, fammi vedere. Sì, uguale. Cioè, per 100 grammi sono 76 o 176? Sì. Aspetta, amore. 76 calorie. Wow, ho 176. Faccio la foto che è meglio. Aspetta, no, adesso, raga, veramente sono proprio ceccata. Dov'è la foto qui? La fotocamera. Era il mio telefono, mamma, non me lo ricordo neanche. Oh, topo, dov'è la fotocamera? Qua. La fotocamera, eccola. Aspetta. Faccio la foto un attimo. Mi metti a fuoco. Vediamo. 76
300 grammi! Quindi, sì, aspetta amore, aspetta, stai fermo! Siccome questo è 170 grammi, 170 diviso... È un'opinione. Vabbè, ragazzi, facciamo dopo sti calcoli. Se siete più bravi di me, fateli. Perché sono 170 diviso 2 uguale sono 85 grammi. Quindi le calorie, vabbè, poi facciamo queste percentuali di calorie. Oh, sì, vabbè, oh, ne ho presi 3. Perché ne ho presi 3? Dove stanno le altre due? Usciranno. Perché, anzi, intanto la prendiamo la borsa. Perché costavano 99 centesimi. Tutto questo per dire che costavano 99 centesimi. Vabbè, andiamo avanti. Questa è la seconda. Questi panini se li hai presi papi, ma penso che uno me lo mangerò io oggi con l'hamburger, che vi faccio vedere, che si sente un odore. Però anche se questo è enorme. Vabbè. Hamburger. L'ho pagato 3,41 euro. Di carne vitello e suino, preincartato ieri 7, hamburger al profumo di tartufo, e raga si sente, cioè, ce l'ho sotto il naso l'odore di tartufo, ma tanto tanto tanto. Accompagniamo l'hamburger con due patatine fritte, cioè le mettiamo nel forno adesso, perché queste possono andare in forno, in realtà anche in friggitrice ad aria, però le metto in forno così le metto un bel po', perché la mia friggitrice ad aria è piccola. Questi sono della Pizzoli, c'erano queste per andare in forno e ho preso queste. Adesso le mettiamo subito, se no si scongelano. Papi si è preso questo, sardine con peperoncino all'olio di semi di girasole. Ne ha presi due. Per lui. Per chi? Per te. Oh, ti sei preso pure questo. Salame. Quanto l'hai pagato questo? 2 euro e qualche cosa. E qualche cosa. Questo qua. Salamino di fonni. Di fonni. Vado alle MD appositamente anche per questi, che sono proprio buoni buoni buoni. Ne ho presi 3, stavano dietro dietro, infatti ha tolto un cartone intero, che sono caduti tutti i risi a terra. Comunque, questo qua, il riso già pronto, riso nero, questo mi piace molto di più di quello dell'Eurospin, anzi papi, quasi quasi, lo modifico l'ordine, lo tolgo quello nero di Eurospin, sai perché? Perché ho speso anche di più del solito, quindi siccome devo spendere soltanto 35 euro, lo posso anche togliere. Vabbè, cose nostre. 3 riso nero, ragazzi, sono buonissimi. Questi costavano 25 centesimi e sono i wurstel di pollo e tacchino, senza pelle, vabbè, cavolate. Noi non li mangiamo, però i cani ogni tanto, come premietto, o se devono prendere delle compressine, le metto da insieme. C'era questo qua, sapendo che siano cose nuove, bontà proteiche, orzotto, zucchine e basilico, e quindi orzo con le zucchine e basilico già pronto, sapete quanto mi piacciono queste cose già pronte, che non devi fare niente, bontà di stagione, ah sì, novità, c'è scritto novità, e c'era anche asparagi e zafferano. Potevi prendere qui. No, io non mangio le zucchine. Questo è per me, perché questa è già una porzione. Okay. Magari provo a dargliela a Lion come riso. Maionese che era finita, questa costava 1 euro in offerta, ricetta classica, con uova da gallina levata a terra. Wow! Ok. Ah, eccolo l'altro, il terzo, high protein. C'era questo qua che l'ho preso anche dall'Eurospin, lo stesso allo yogurt greco zero grassi alla vaniglia. Questo costava 75 centesimi, non ricordo l'Eurospin quanto costasse, quello dell'Eurospin che ho preso. Vabbè. Ah, questo forse è una novità, non lo so. 22% di proteine, questo è il caffè proteico. Però io ho preso la bevanda al cioccolato, sempre l'XMGC capsule, compatibile con Nescafè dolce gusto che abbiamo. Solubile sia freddo che caldo, wow!
Proteico 22% di proteine. Quante calorie stanno? Non c'è scritto, papi. Valore energetico qua. Boh. Questo è per la dieta. E niente, questo qua. Siccome mi è finito il caffè, papi. E quindi ho detto prendo questo, tante proteine. Per anche colazione. Senza caffè sei nervoso. Tu mi fai caffè. Questo, buono papi, come dolcetto proteico. Biscotti proteici farciti con burro d'arachidi. Questo assaggiamo più tardi. Sì, senza olio di fonte di proteine, 150 grammi, 20% di proteine. Scusa, mo qua dobbiamo vedere, tu c'hai yuca. Aiuta? Yuca, io ho provato ma dentro lì AMD non prendeva. Ma voglio vedere le calorie, 55 calorie. Amo, oh, veramente, 85. Vediamo. Mi metti la torcia un secondo? Ah, vabbè, facciamo questo. Yuca. Vado di girare, vedi che. Ragazzi, è meglio che non ve lo dico. Dai, 4! Scarso proprio, perché? Perché contiene gli additivi e troppo grasso. E vabbè, sì. Aspetta, un po' troppo... troppo d'olio, 24 grammi. Proteine, vedete? Scusa, ma le calorie? Valore energetico? Dove sta? Mica lo dice. Per 100 grammi, questi quanti sono? Questi sono 150. Okay. Però scusa, mettimi la torcia un attimo, che qua stanno questi qui. Vediamo almeno le calorie. Per biscotti, vedi? Per biscotto, 85... 85 a biscotto! Cioè, ne posso mangiare solo uno. Papi, tu ne mangi uno e ne mangi tre. Scusate, possiamo vedere come sono fatti? Ho detto che fino a stasera non arrivo. Diciamo che facciamo un aperitivo con biscotti. Madonna, sono pure chiusi così. E quante ne stanno dentro? Ah, speriamo che almeno siano grandi, ma non... Cioè, non vedo proprio. Madonna, come dagli arachidi. Sta cosa! Meno di un palmo di... Io ho una mano piccola, eh. Vabbè, mettila dritta. Cioè, un boccone! Odore di arachidi, però. Senti. Più tardi assaggiamo. Però sono tanti. Quasi quasi un altro domani con la bevanda al cioccolato. Me la mangio, me lo mangio a colazione. Ma perché raga c'è una debolezza, mamma mia, sto cercando di mangiare poco, poco nel senso bene, sto mangiando, cercando di mangiare, poco non credo perché c'ho fame, mangio, però mangio cose più sane, nel senso che ho tolto completamente gli zuccheri, anche il caffè lo mangio, lo bevo amaro. A parte questi cookies. Sì, gli zuccheri in generale... I dolci, a parte la mousse proteica, che comunque... Amo, questa qua, comunque sei bravo nelle percentuali. Stavo vedendo che questa è 170, giusto? Su 100 grammi ne ha 76 di calorie. Su 100 grammi. Quindi se io mi dovessi fare la metà di 170 sono 65, giusto? No, la metà di 85. Sì, la metà di 70, 85. Quindi 85 grammi, cioè su 100 ne ha 76, mentre su 85 quanto ne dovrebbe avere? È complicato. 56. Sì? Hai visto Fafi come è bravo a fare? Su 56 dovrebbe di calorie. Mettiamo 60 calorie, metà di questa, che comunque mi sa, se è buono. 60 calorie. Se lo dici tu? Che cavolo sono 60 calorie? Scusa, questo quante calorie c'ha? Vediamo. Devo fare i conti. Metti la cosa, mo. La luce. Aspetta. Ecco, cercata, 80 calorie. 83. E a 150 su 100. 83 più... Devi mettercene di più. 83, 41 sono 100. Superano 104. I 100.
superano i 100, lo yogurt greco 0, di grassi. Vabbè, magari quello c'ha di grassi, però ha poche calorie. E siccome per dimagrire devi mangiare poche calorie, quindi dimagrisci tu stesso e ti prendi i grassi, che comunque fanno bene i grassi. Ti lubrificano le ossa, ti fanno bene, cioè, ti idratano tutto. Vabbè. Vabbè, sono tutte scuse. Però uno se fa un calcolo proteico mangia 120, 1200 calorie, anche 1100, 1000 certe volte, dimagrisci. E quindi anziché mangiarmene 2000 o 1500, 1700 che mi mangio, va bene, queste non le dovrei mangiare, capito? Ok, allora papi, che stai facendo? Stai mandando i messaggi invece che fare i video? E io non lo so. Vabbè, allora... Per questo Scusate, video è tutto e noi vi salutiamo. Leoncino, vuoi venire Amore? A salutare? Che dobbiamo mettere questi in forma. Vieni a salutare i tuoi fan. Perché? I tuoi fan. Come si dice? Okay, oh. Iscrivetevi al canale. Sì, ciao. Ciao. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ma che ciao e ciao al prossimo video che dobbiamo fare vedere. La borsa a frigo, perché sennò che siamo andati a fare AMD a comprare solo il riso nero per mamma? Cose proteiche? Sì. No, eccola qui! Ho preso questa fantasia, ma ce n'erano altre due o tre tipi di fantasie, però voi lo sapete benissimo, è vero chi mi conosce ormai, che dove ci sono queste tipologie di fantasie, tipo greche, a me piacciono molto. Beh sì, da di Grecia, perché Santorini, scherzetto, celeste, azzurro e bianco, no? Da di fantasia greca. Allora, mo, che profumo di plastica. Eccola qua, ve la faccio vedere, ovviamente dentro c'ha e forza frigo, guarda, si apre, si estende, diventa... Ah, c'è la tracolla. Buono. Serve per andare a mare. Sì, ma stavo dicendo che comunque noi preferiamo gli zainetti. Forse. Poi al mare, figurati quanto ci andiamo proprio per niente. Anche se ci abitiamo di fronte. Però, ecco qua. Tracollina, borsettina, etichetta. MD! Etichetta MD. Beh, però... Carina, capiente. Sì, infatti. Non è né grande né piccola. Carina. Io ho detto, queste più che altro noi le teniamo in macchina, perché quando compriamo i gelati, i surgelati, restano in macchina. Questa, secondo me, se ce la portiamo al mare, per come siamo noi, tra le teglie che ci portiamo, e fa le bugie, non ci portiamo tutte quelle cose, però tra i panini e soprattutto le bottiglie, l'acqua, l'uglio, i lattini di birra, di cose che si fa, praticamente questa si rompe subito, vero papi? Sì. Però infatti non è proprio di quelle rigide, quella rossa, quella non l'abbiamo presa dai supermercati, non mi ricordo, forse quella l'ha presa io da Stenom, no? No, poi... Vabbè, poi ci ricordiamo. Però questa qua è più sottile, vabbè, pazienza, cioè, la useremo per la spesa, la useremo per andare, se capita, in piscina, a qualche parte. Poi di questo non vi riescono a vedere. Lo splendore. Va bene, papi, mi vuoi fare l'hamburger? Molto bene. Che ora ceniamo. E quindi, ora possiamo dire che da Buona questo serata. Video è tutto. Papi mi va a fare l'hamburger a me. Io fortunata che papi mi fa l'hamburger. Abbiamo messo le patatine nel frigo, nel forno. Forse un po' di sale ci andava, le mettiamo dopo. Penso pure il sale. E noi ci vediamo al prossimo video, che sicuramente potrebbe essere uno spin. No, sto aspettando dei video anche di dei pacchi da Shein. Uno già mi è arrivato, me ne sto assemblando. Altre robe per me. Facciamo altra Sara modella, altro Leon modello. Alla prossima. Ciao.